conosci Bruno perché gli altri zero. Mi dispiace. Perché è già iniziato. Non capisco. Oggi è andata così. Tanta roba allora, tanta roba. Lì la curva ragazzi non mette mai però. Buongiorno a tutti, allora iniziamo. È un po' la giornata, ultimo giorno di scuola questo. Ma non c'è la sveglia. Allora, il video è già iniziato, quindi per affari suoi, perché ho avuto dei problemi, non sono riuscito a capire come è. La sveglia non c'è. La sveglia non c'è, ma sarà breve, quindi problema. 59, un minuto d'anticipo. Dopodiché, oggi... e gli attenzionati la volta scorsa avevo anticipato, benché la nostra scheduratura prevedeva di interrompere i nostri appuntamenti al 19 di luglio, il 19 di luglio, cioè venerdì prossimo, c'è una inaugurazione del Centro Istituto di Nanotecnologia Aerzelli con tutto il mondo istituzionale ed eliti, per cui c'è una pre-riunione a cui devo andare, per cui morale. Non facciamo coffee tech, ci rivedremo a settembre e poi vi saluto, ci rifacciamo alla fine. Per cui questo è effettivamente l'ultimo giorno, diciamo così, di scuola. Però ci fa molto piacere finirlo con un argomento molto interessante, penso, che in molti modi si richiama a vari argomenti toccati su diversi aspetti nelle volte scorse. Il tema è quello dei dati, quindi argomento che riguarda trasversalmente tutta una serie di imprese e attività economiche. Grazie, beh, siamo tutti un po' più rilassati. Sì. La pagina 9 credo finisce e la nostra COVID che finisce come la finisce. Ricordo anche che il Digital Innovation Hub, che è uno dei diversi soggetti promotori di queste nostre iniziative, sta svolgendo, ha fatto un primo sessione, ne farà un altro in autunno, di formazione. Alessandro è venuto a vedere e a sperimentare questa attività dedicata ai top manager e imprenditori. Il tema è quello dei dati, e valorizzare questi per valorizzare i business. E oggi ne parliamo di questo tema con lo strumento di Vodafone Analytics. Ne parliamo con Claudio Trucco, che è di Vodafone e sarà la parte centrale il tecnico forse del nostro incontro di oggi, ma con gli amici di MediaMax che integrano il team delle persone che ne vengono a parlare oggi. Le regole le conoscono anche loro. Sala che non è nuovo le conosce già. Ricordo che abbiamo ancora 58 minuti di tempo per affrontare questo tema. Lo speech è in diretta a Facebook, c'è una tutta serie di persone che soprattutto in estate oltre a venire, al di là di venire fisicamente, le possono seguire in diretta da dove sono. Poi lo speech comunque le slide rimangono sul sito e quindi di questo tema si può continuare. Se riusciamo a avere un po' di dibattito, ci sono le persone che ci sono, quindi occupare 57 minuti tra dire le cose e anche scambiare opinioni meglio. Io ve lo sto facendo questa cosa e non vi sfondo più. La curva non mente mai.
Buongiorno a tutti, visto che la sveglia incombe, sarò velocissimo. Grazie, io sono Massimo Serra, sono l'amministratore delegato di Mediamax, società che rappresenta Vodafone in Liguria. Abbiamo da 10 anni un mandato con questa società, con rappresentanza, e operiamo nell'area nord-ovest italiana con 3 presidi, Genova, Torino e Milano. Mediamax nasce circa 20 anni fa, agli albori della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, quindi a supporto delle aziende, fornendo allora un aiuto nel marasma delle offerte che c'erano quando il mondo delle telecomunicazioni ha avuto questa apertura, quindi con di fatto l'oggetto del risparmio sostanzialmente. La filosofia aziendale non è cambiata oggi, forniamo sempre un supporto alle aziende sostituendo il risparmio ad un aiuto, una collaborazione per la miglior scelta del servizio, per sviluppare al meglio il business evidentemente dell'attività. Abbiamo scelto Vodafone perché secondo noi è il miglior operatore oggi sul mercato. Abbiamo scelto il progetto Vodafone 10 anni fa perché abbiamo ritenuto che le caratteristiche di questa azienda fossero molto importanti. La gestione del post vendita, gli investimenti che questa società mette in campo sistematicamente, l'affidabilità e soprattutto la duttilità che questa azienda, nonostante sia una multinazionale, porta al cliente. Ultimamente Vodafone ha fatto delle partnership importanti con delle società di primaria importanza, 3 su tutte Google, Microsoft e Gulliver, partnership che offrono di fatto, consentono a Vodafone di offrire un servizio straordinariamente importante, tra cui l'oggetto di oggi, della presentazione di Claudio di oggi. L'utilità, ci tengo a sottolineare l'utilità di questa società perché consente di offrire nell'ambito dei tradizionali servizi di telecomunicazioni una customizzazione del servizio di telecomunicazioni, quindi la tradizionale rete fissa, mobile e dati, integrandola proprio con questo tipo di soluzioni. È un vestito su misura per un'azienda e ritengo che oggi sia molto importante, e credo che sia l'unico operatore di telecomunicazioni a fornire questo tipo di servizio. Quindi lascio la parola, non rubo altro tempo perché sennò la sveglia mi sgrida, a Claudio per presentare appunto questo servizio che invece è un servizio Vodafone. Buongiorno a tutti, sono Claudio Trucco e grazie di essere qui voi, ma soprattutto grazie per me perché è veramente un grande piacere per me poter presentarvi le soluzioni che oggi Vodafone sta mettendo in campo sul mondo dei big data. E soprattutto sul mondo della gestione, quindi, di questi grandi dati, e per dare alle imprese la possibilità di avere maggiore vista sul mondo per prendere decisioni sempre più analitiche. Vodafone in questo senso sta investendo sia sul valorizzare i dati che siamo in grado di reperire dalla nostra rete, che anche sul valorizzare i dati che potete reperire voi dai vostri sistemi tramite il mondo dell'IoT. Quindi questi sono i due grandi mondi su cui noi andiamo a lavorare nel mondo del big data. Oggi ci soffermeremo sul mondo analytics. Prima di passare su un dettaglio del prodotto, volevo fare un breve spunto su quello che è il processo decisionale nelle imprese, ma anche nel nostro quotidiano, come è cambiato negli ultimi anni, decine di anni ormai. Siamo passati da un flusso puramente esperienziale, basato sull'osservazione degli eventi, l'esperienza che ognuno di noi si era fatta del mondo, diciamo, e da qui potevano nascere delle azioni, dalla scelta del percorso migliore per tornare a casa in base al traffico, basata una volta semplicemente sull'esperienza,
oggi magari ci si basa sulla base di guardare Google Map, vedere il traffico. Oggi, ah no, stasera prendo un'altra strada perché c'è questo traffico, non sapevo, chissà perché, però intanto prendo una decisione diversa. Questo cosa vuol dire? Essere passati da un metodo puramente esperienziale, da un metodo che è arricchito dai dati, quindi metodo data driven, in cui la conoscenza, l'esperienza è sempre un elemento centrale, quindi l'individuo, la capacità decisionale dei decisori di un'azienda o nel nostro quotidiano è sempre un elemento cardine, ma esistono i dati. I dati che però per essere fruibili devono essere presentati in un modo semplice e funzionale allo scopo che il decisore vuole ottenere e che soprattutto danno un altro grande vantaggio, la misurabilità delle azioni. Cioè quello che in passato poteva essere più un problema, io ho osservato degli eventi, ho deciso di prendere un'azione, però ho certezza che questa azione stia scaricando a terra nel modo corretto, magari sul lungo termine si ha la capacità di vederlo, ma nel breve no. Faccio un esempio banalissimo: uno inizia una dieta, parte pesandosi, dopo una settimana vede che ha perso un etto, benissimo, ha funzionato. Se semplicemente si è guardato allo specchio, probabilmente dopo una settimana si era già scoraggiato e ha detto non è successo niente, no? E quindi è un metodo per avere già informazioni più analitiche e logiche per andare avanti. Detto questo, cosa sta facendo Vodafone? Cosa fa Vodafone nel mondo dei dati? E quindi nasce Vodafone Analytics. Vodafone Analytics, dove basa la sua grande forza? Sul campione, che è la nostra customer base, i nostri clienti, di 20 milioni di utenti, che rappresentano circa un terzo dei clienti che ci sono in Italia. Quindi un campione statistico di assoluto valore, che unito poi a tutti gli algoritmi che abbiamo, l'intelligenza artificiale, ci permette poi di dare dei dati che sono quantificabili sul 100% del campionamento. Okay? Anche dal punto di vista di Romas, quindi di stranieri che vengono in Italia, la nostra rete viene scelta a circa il 33%, quindi circa un terzo dei clienti. Quindi anche in questo senso abbiamo la possibilità di avere dei dati assolutamente precisi. Copertura: 4G arriva al 97%, con 2G arriviamo al 99.9%, quindi vuol dire anche una capillarità di territorio da cui prelevare i dati assolutamente attendibile. Grazie agli investimenti fatti con il 4G e 4.5G e da oggi anche col 5G, ormai una realtà in alcune città, noi riusciamo a raccogliere una quantità di dati veramente rilevanti. Si parla di 20 miliardi di record al giorno, sono volumi importanti. Dati che riguardano il comportamento delle SIM, quindi di fatto noi andiamo a monitorare quello che fanno gli utenti, senza sapere chi è l'utente, perché un altro elemento importante è la privacy per noi. Quindi il primo processo che il nostro meccanismo di filtro di produzione del dato viene fatto l'anonimizzazione del dato, quindi in nessun modo si può risalire al dato univoco di chi ha fatto che cosa. Pensate che la granularità minima che abbiamo impostato è di 30 persone, quindi il minimo campionamento è 30. 30 diventa difficile poi andare anche dal comportamento individuale chi era che, quindi assolutamente anonimo. Però i comportamenti li possiamo monitorare aggregandoli e avere dei dati estremamente significativi. Quindi la nostra raffineria prende i dati, li anonimizza, li clusterizza e dopodiché escono fuori quelli che sono i macro argomenti di aggregazione, quindi informazioni su origine, destinazione e flussi, quindi percorsi che gli utenti fanno. Origine e destinazione intesi sia da un punto di vista spazio-temporale, quindi in unità di tempo la massa degli utenti da dove sono andati a dove sono andati, che da un punto di vista di vera origine, provenienza, vediamola così, quindi dal punto di vista degli stranieri, sapere i paesi da cui arrivano gli utenti che magari hanno partecipato a un evento piuttosto che sono entrati nel nostro negozio, così come la città o il CAP dove queste SIM risiedono o lavorano. Questi sono dati non presi dalle anagrafiche o da altro, ma proprio dal comportamento. Se la SIM tendenzialmente dorme la sera, quindi se risiede la sera in una determinata città, si ipotizza che per un lungo tempo lo fa lì dove risiede. Questo per avere un maggiore dettaglio, se vogliamo, nel comportamento degli utenti. L'algoritmo è più complesso, però non lo banalizzo perché sennò diventa più lungo. Poi, possiamo avere dati di segmentazione su base età e genere e, come avevo già anticipato un pochino prima, dati di presenza, permanenza e ritorni. Cioè, nel caso, soprattutto, se andiamo a monitorare, facciamo un esempio, un negozio, che poi vedremo dopo più verticalmente la soluzione,
sapere quanto un utente singolo rimane all'interno del negozio e quanti sono i suoi ritorni, ma senza calcolare 20 volte l'ingresso dal barco, è un dato sicuramente univoco e significativo. Come dicevo prima, la cosa importante dei dati non è soltanto averli, perché è come avere un libro pieno di lettere ma non si conosce la lingua in cui è stato scritto, inutile. Bisogna saperli rappresentare. Quindi noi elaboriamo delle dashboard, delle reports, che possono essere totalmente customizzati sulle esigenze del cliente o piuttosto che standardizzati delle industrie già preconfezionate. Vedremo dopo appunto la soluzione dedicata al retail. Quali sono i segmenti di mercato che noi abbiamo identificato di maggior interesse per questo genere di dati? Sono sicuramente il mondo del trasporti, del turismo, ma anche degli eventi, per quanto riguarda proprio la gestione della mobilità, flussi, sapere cosa fanno gli utenti prima e dopo un determinato evento, quindi analisi più, se vogliamo, statiche della situazione. Per quanto riguarda la sanità e il retail inteso in modo un po' ampio, perché anche la ristorazione può entrare in questo concetto, sono più dati di permanenza, entrata, uscita dalla struttura. Per un ospedale, sapere sia da che zone di una città arrivano le persone che vanno al pronto soccorso, comunque che vanno a usufruire dei servizi, piuttosto che quanto rimangono, quanto ritornano, può essere comunque un dato interessante, così come per un negozio, naturalmente, dipende dalla dimensione. Il mondo dell'automedia, perché avere della cartellonistica stradale, oggi più o meno viene misurata in tanti modi, ma più che altro sul passaggio, ma avere dati di passaggio poi segmentati per età e per genere, dà valore all'apporre nella vendita, diciamo, dello spazio pubblicitario, ma anche nella misurazione di quanto in alcune circostanze la pubblicità può avere effetto, perché in alcune circostanze si può andare a misurare anche il tempo di permanenza davanti a quel cartello. Se il cartellone ha un significato e attrarre l'attenzione, può generare delle fermate di persone anziché un flusso continuo. Quindi sono tutti dati che vengono messi in disposizione, ripeto, in base all'esigenza del cliente o del segmento di mercato diamo degli output ovviamente diversi. Per meglio comprendere tutta questa mole di dati, vi faccio vedere alcuni video che rappresentano come i dati possono essere interpretati. Questo è un esempio di alcuni dati presi durante la settimana della moda di Milano, da cui potremmo vedere, ci saranno due cluster di colori, uno azzurro e uno giallo. Il giallo sono i roamers, quindi gli utenti stranieri, e il blu sono quelli italiani. Aspettate un attimo. Facciamo parte del video. Vedete che nella prima parte vediamo la macro area, da qui si nota come abbiamo visto come gli italiani fondamentalmente arrivano prevalentemente dal nord Italia, le vie di accesso sono le autostrade e le ferrovie principali. I romers, non so se avete notato all'inizio, si è visto che arrivavano dalla Francia fondamentalmente in auto, infatti si vedevano le linee arrivare dalle strade, ma poi tutto il resto del mondo dagli aeroporti principali, perché lì dove abbiamo visto la principale concentrazione. Quindi qui possiamo avere informazioni su quello che è il comportamento dei nostri utenti stranieri, cosa che prima magari per un evento come questo non avevamo proprio idea di come accadesse. Tanto va veloce, però carino. Andando maggiormente in un dettaglio, adesso vediamo, possiamo andare a vedere cosa succede invece durante l'evento o successivamente all'evento stesso. Qui è durante la giornata dell'evento, si vede naturalmente che una parte di utenti non sono andati all'evento, perché vabbè, non è che tutti andavano per forza lì, ma la grossa maggioranza si è concentrata durante l'evento. E poi le ore successive all'evento stesso si può andare a vedere dove sono andati ad alloggiare, perché c'è la concentrazione, e dove hanno passato la serata. Interessante vedere che ad esempio la zona Namighi, non so se chi conosce Milano, che dovrebbe essere una zona movida, ha intercettato meno persone delle zone di Brera e del centrale, ma perché durante la Design Week gli eventi principali correlati sono lì, no? Questo che rimane. Quindi cosa succede? Che questo possono essere dati utili al comune per decidere viabilità, per decidere altre attività, possono essere utili a chi genera l'evento per rivenderlo anche nella comunità, piuttosto che per i commercianti di alcune zone, perché se, penso a quelli della Viglia, avessero pubblicizzato meglio la loro area all'interno della Design Week, probabilmente avrebbero attirato più clienti durante. Questa è una chiave di lettura. Poi, avendo i dati grezzi,
ovviamente si può andare con maggiore dettaglio anche su fascia di età, di sesso e quant'altro, quindi magari avere altre chiavi di lettura, ma questo voleva essere un esempio. L'altro esempio simile, ma che andiamo a vedere, quindi le fasce di età, è quello fatto sul concerto del Modena Park, fatto nel 2017. Qui invece si va a vedere un cluster di età e scopriremo una cosa che penso che grazie a Vodafone che Vasco l'ha scoperta, e cioè che i suoi principali interessati hanno tra i 25 e i 50 anni. Penso lo sapessi già, però fondamentalmente è stato un dato. Nella certezza. La cosa interessante è che però, se andate a vedere, a un certo punto, eccoli qui, vengono fuori dei pallini gialli in alcune zone, eccolo qua, la Puglia, c'è un fan club di minori di 25 anni, perché qua si clusterizza questo puntino giallo, no? Fantastico. A parte la battuta. Però cos'è? Si dà un'idea di come le persone con una fascia di età si sono hanno partecipato a un evento così importante. Ovviamente la grande massa arrivava dal nord Italia, era Modena, però vediamo che tanta gente anche dall'intorno d'Italia si è mossa per raggiungere il concerto. Anche qui isole escluse, i traghetti non hanno funzionato bene. Ovviamente abbiamo i dati poi durante il concerto e poi come la massa si è ritornata ovviamente dalla propria casa, andando a fare il drill down all'interno del territorio, ma anche la via Emilia Uberales attorno all'evento, vediamo come durante il concerto erano tutti lì, alcuni col telefono spento e va bene, ma nei momenti successivi vediamo cosa è successo e quindi andiamo a notare che in alcune città limitrofe le persone si sono andate a fermare prima di tornare a casa, quindi hanno fatto un pernotto. Anche questo poteva essere di creare i pacchetti viaggio delle iniziative che potevano essere di interesse. Vado avanti e poi vabbè, ovviamente sono andate tutte quante a tornare alle rispettive case. Andiamo all'esempio successivo, che è una visione invece diversa dello stesso contesto. Qui andiamo a monitorare una tratta dell'alta velocità, Roma-Bologna. Che strada fanno? Lo sappiamo già, sono sul treno, quindi non è un valore aggiunto. Noi andiamo però a monitorare da dove arrivano i passeggeri. Quindi se guardiamo, adesso faccio partire il video, abbiamo dei dati che partono prima che il treno parta e cominciano a vedere che bene, da Roma parte il treno, ma non sono soltanto i cittadini di Roma ad utilizzarlo, ma anche quello di altre città, Napoli, per esempio. No? Quindi questo ci dà indicazione su come anche i pacchetti viaggi, introdurre dei spostamenti, includere nel pacchetto del viaggio anche degli spostamenti alternativi, tante informazioni. Dopodiché vediamo che salgono amabilmente sul treno e ovviamente il nostro blocco è lì, cioè fino a qua era naturale. Però poi c'è lo scalo di Firenze. Allo scalo di Firenze parte di persone sono state smistate, alcune sono andate in altre città limitrofe, alcune sono andate poi verso Venezia, verso il nord. Queste sono informazioni che semplicemente dal ticketing del biglietto non si riescono a reperire, anche perché alcune possono aver utilizzato viabilità alternativa al treno. E quindi anche qui incrementare nel biglietto del treno magari affitto dell'auto piuttosto che sistemi di noleggio con conducente e quant'altro potrebbero essere delle soluzioni corrette, analizzando però i dati effettivi dei clienti. E quindi poi ognuno è andato poi per la sua strada. Questi sono dei macro esempi per rendere tangibile qual è il potere che si ha a disposizione. Poi, come dicevo, ognuno di questi KPI, di questi dati, può essere personalizzato e visto, abbiamo visto già due chiavi di lettura, nel modo più adeguato e più necessario al caso specifico. Ora, Massimo proseguirà la presentazione per presentare invece una soluzione verticale, quindi già studiata per un settore che è il mercato retail. Passo la parola a Massimo. Eccomi. Massimo e Salvatore all'interno di MediaMax, agenzia, seguo tutta la proposta delle soluzioni digitali del mondo Vodafone, che non tutti sanno esiste, in effetti esiste questo terzo pilastro della proposta che abbraccia tecnologie un po' meno tradizionali, un po' meno consuete. Vediamo nello specifico il verticale, perché in effetti Vodafone Analytics Retail è a tutti gli effetti un verticale. All'interno del panorama dell'analisi dei dati si occupa specificatamente di questo settore. Per retail
si intende diciamo tutto ciò che riguarda la vendita al dettaglio, quindi che sia somministrazione cibi e bevande, che sia un negozio di articoli sportivi, di abbigliamento, qualsiasi cosa, però il punto centrale è proprio lo store e quindi l'analisi dei dati all'interno e all'esterno. La tecnologia che andiamo a utilizzare sia all'interno che all'esterno è sostanzialmente la stessa, cioè il 4G o 4.5G o 5G, quello che vogliamo, perché comunque il fulcro della, diciamo, della potenza di Vodafone e anche di altri operatori è appunto la SIM, i dati che vengono raccolti attraverso la rete. Semplicemente andiamo a differenziare il tipo di raccolta, ossia all'interno dello store cosa sfruttiamo? Le celle che normalmente vengono utilizzate per telefonare, per navigare. Il dato viene ovviamente tracciato, viene raccolto e possiamo avere una maggiore o minore capillarità, precisione sul territorio a seconda di dove ci si trova. Sappiamo perfettamente che all'interno di una città metropolitana il numero di celle è superiore perché deve comunque soddisfare una richiesta ovviamente più elevata. Se usciamo un po' fuori, se andiamo in periferia, il numero di celle diminuisce, ciò nonostante riusciamo ad avere un'approssimazione nell'intorno dei 100 metri, quindi riusciamo ad avere un riscontro di quella che è definita, quella che vediamo meglio, la pedonalità, quindi il passaggio all'esterno di persone. Non mi ricordo se avevamo detto in precedenza. Ecco, non si riesce a seguire il movimento della singola SIM. L'aggregazione comunque è maggiore delle 30 unità. Sotto le 30 unità il dato non viene considerato attendibile, anche per questioni di privacy. Perché riuscire a tracciare il singolo è vero che il dato viene anonimizzato alla fonte, però se c'è una SIM e c'è una persona in mezzo a un prato è abbastanza facilmente riconoscibile. Quindi sotto le 30 unità nulla. Andiamo a monitorarlo e a seguirlo. All'interno dello store invece continuiamo a seguire la SIM, perché poi parliamo appunto di segnale che arriva dalla SIM, attraverso uno strumento che si chiama Vodafone Carousel. Sostanzialmente è uno strumento che serve per mantenere agganciata la SIM anche in luoghi dove magari il segnale potrebbe essere un pochino più debole, e riesce così a identificarlo. Solitamente questi dispositivi vengono sistemati all'ingresso, quindi se abbiamo più ingressi saranno più dispositivi, o anche se abbiamo spazi molto vasti comunque riusciamo a coprire tutta l'intera zona in modo tale che la SIM venga sempre agganciata e riesca a dare i dati forniti. Sicuramente continuare a mantenere il 4G piuttosto che il Wi-Fi, tecnologia già abbastanza diffusa, è garanzia di continuità, perché non è detto che il mio telefono abbia sempre il Wi-Fi attivo o che si aggancia automaticamente nel momento in cui entro in un negozio. Mentre 4G, tendenzialmente il telefono è sempre acceso, quindi i miei dati andranno sempre in giro. Questa è un po' una panoramica di tutti i dati che riusciamo a raccogliere. Sicuramente l'origine degli stranieri, abbiamo visto prima nel video della settimana digitale di Vodafone, è un dato che riusciamo ad acquisire banalmente nel momento in cui un cliente entra in Italia, si aggancia a una rete e quindi riusciamo a individuare l'origine, quindi la nazionalità, e ci fermiamo a questo dato sugli stranieri. Non andiamo oltre. Sugli italiani invece riusciamo ad avere molti più dettagli. Sicuramente riusciamo a capire, come dicevamo prima, dove una SIM è residente e dove lavora, banalmente analizzando le ore di permanenza in un certo luogo. Per quanto riguarda la residenza, il dato minimo è 20 giorni, nel senso che se una SIM risiede, quindi dorme in una certa zona, per meno di 20 giorni potrebbe essere un turista. Questo è un po'
la discriminante che è stata fatta, per cui non viene considerato. Sopra i 20 giorni avete invece costretto residente. Allo stesso modo, se più o meno dalle 8 del mattino alle 8 della sera mi trovo nella stessa zona, tendenzialmente sarò un lavoratore, non solo. Il dato contrario è chi passa nel mio store, chi passa all'esterno, viene identificato anche per quello che riguarda la sua residenza, nel senso che se io sono un lavoratore comunque riesco a capire dove vado a dormire, quindi dove risiedo. A cosa serve? Banalmente, se ho un bar e fornisco un certo tipo di servizio al mio utente tipo lavoratore, vedo che magari è sempre frequente, magari mi viene volentieri, potrei decidere di aprire un'attività simile nella zona dove risiede, perché ritrova lo stesso format, ritrova gli stessi gusti, così in generale per tutto ciò che riguarda i servizi. All'interno del negozio devo comunque distinguere chi sono i visitatori e chi sono i visitatori unici, o meglio, quante sono le visite e quante le visite uniche. I contapersoni sono sempre esistiti, quindi sapere quante persone transitano dal varco è un dato abbastanza noto, però sono dati sporchi, perché entro nello store, vado per pagare, mi rendo conto che ho lasciato il portafoglio in macchina, esco, vado a prendere ritorno e ho dimenticato qualcos'altro, esco e ritorno, alla fine conta persone, conta tre visite sostanzialmente. Ma è un dato appunto sporco, non è utilizzabile, il sistema lo riconosce, così come riconosce chi lavora in quella zona, quindi tipicamente i dipendenti delle aziende vengono esclusi, perché anche loro andrebbero a contaminare assolutamente il dato. La mia permanenza all'interno dello store viene monitorata e quindi riesco a capire se ho il tempo di fare determinate proposte, se i miei utenti hanno il tempo di dare un'occhiata a tutto quello che è disponibile, così come riesco a capire il tasso di ritorno, cioè se lo stesso utente, sempre ricordiamoci il taglio minimo di 30, quindi se il dato è inferiore ai 30 non viene considerato, per questione di prima, però riesco a capire se i miei utenti ritornano, quindi se io riesco a fornire dei servizi interessanti e quindi li ho. La parte interna e esterna più o meno analizzano gli stessi dati, perché poi servono per fare un controllo sicuramente. Sulla parte outside è importante la penalità, quindi sapere quante persone passano, così riesco anche a capire il tasso di conversione, cioè quante persone passano e quante entrano al mio interno. Avrò dei dati, quindi sapere se la mia vetrina è efficace, se i miei prodotti sono interessanti, eccetera, eccetera. Come li visualizzo? Viene data una dashboard web, ovviamente, con una serie di viste già pronte, filtri di vario tipo. Ho la possibilità anche di esportare un PDF, perché magari il documento con i miei dati, con i miei risultati, lo voglio distribuire, lo voglio pubblicare, oppure in una riunione ho bisogno del pezzo di carta per scriverci sopra. All'interno della proposta, sicuramente chi ha più punti può avere delle viste aggregate, quindi può fare dei confronti tra i vari punti vendita, tra i vari store, tra i vari ristoranti o qualunque cosa essa sia, e riuscire a capire così, magari con azioni differenti su ogni punto vendita, quale può essere stata quella più efficace e arrivare quindi alla conclusione. Ho la possibilità anche di esportare un file CSV, a cosa mi serve? Per interfacciarlo con altri sistemi. Quindi posso incrociare i miei dati con i dati del CRM, con i dati degli ERP, con banche dati esterne, Cervet ne è un esempio, e quindi riuscire a costruire delle dashboard di BI, di analytics esterne, che mi consentono di avere appunto altri dati. Questa è un po' la panoramica di tutti i dati che riusciamo a raccogliere. Vediamo appunto alcuni esempi. Se riusciamo a capire che durante
la chiusura, comunque abbiamo una pedonalità di un certo tipo, potremmo decidere magari di prolungare il dato. Se riusciamo a convertire in maniera opportuna il tasso d'ingresso, quindi capire quante persone passano davanti e quante entrano, potremmo verificare che la nostra vetrina è stata efficace. Quindi un esempio di applicazione è proprio questo: magari abbiamo fatto una vetrina per San Valentino, ne abbiamo allestita una per Pasqua e vediamo quale ha ottenuto maggior successo, sempre in relazione alla pedonalità esterna. Andiamo sempre a confrontare dei valori percentuali, perché ovviamente deve essere, altrimenti il dato non è paragonabile. O banalmente posso capire se i saldi rispetto a una promozione dedicata magari su una categoria merceologica possono essere stati più o meno efficaci. Riesco a raccogliere anche il dato sulla residenza, quindi capire sempre se certe attività commerciali marketing hanno più incidenza magari su chi viene in quella zona per lavorare oppure ci risiede. Sicuramente ho una profilazione sulle fasce orarie. L'ora di per sé non interessa più di tanto, tendenzialmente sono le 4 mattina pranzo, diciamo pausa pranzo, pomeriggio e sera, che mi danno delle indicazioni su come stiamo andando. Il fatto di riuscire a suddividere la mia settimana in appunto giorni e fasce orarie mi aiuta a capire quanti sono stati le visite, appunto, i visitatori in generale, quanto si sono fermati. È un dato a che cosa può servire? Veramente posso capire se lo staff è corretto all'interno del mio punto. Magari posso riallocare le persone, perché anziché avere un'occupazione standard fissa tutto il giorno, 2 o 3 persone, avrei bisogno magari di più personale in certi orari e quindi poterlo riallocare, così come appunto decidere se i miei orari di apertura siano quelli corretti. Se sono un centro commerciale, gli orari di apertura sono affatto obbligati ma anche abbastanza lunghi. Se sono in un centro storico, magari posso capire se abbia significato rimanere aperti durante la pausa pranzo o decidere di rimanere aperti fino alle 9 di sera. Sono tutte indicazioni. Il genere e l'età sono indicatori, sicuramente. Il fatto di riuscire a capire l'età delle persone che transitano e che entrano, se potrebbero darmi indicazioni su quali siano i prodotti migliori che voglio spingere in quel momento o anche in quelle fasce orarie, perché ovviamente gli altri dati non scompaiono. Se magari la mia attività si trova vicino all'università, quindi dopo è scontato che tutti quelli che passano siano universitari, ovviamente li vedo, però magari se ho tanti punti vendita magari mi fa piacere anche avere un report esterno. Invece poi scopro che la maggior parte degli avventori del locale sono lavoratori, sono di una certa fascia d'età, così come anche il genere, perché se parliamo di abbigliamento, di articoli sportivi o quello che vogliamo, posso decidere quale sia il prodotto migliore da esporre a seconda del periodo che andiamo. Non solo, se lavoro anche sui social e quindi posso pubblicare azioni e attività su Facebook, la stessa tecnologia che stiamo utilizzando oggi, posso riuscire a capire anche il ritorno. Quindi pubblicizzo un integratore alimentare che è unisex di per sé e vedo in effetti qual è il mio ritorno, se arrivano più uomini o più donne, quindi tarare la mia offerta in tal caso. Il discorso degli stranieri è importante anch'esso, perché mi dà sempre la possibilità di lavorare sull'offerta. Poi alla fine abbiamo tutti dei clienti. L'importante è che i nostri clienti siano contenti e soddisfatti e ritornino da noi. Come posso fare? Uno dei metodi può essere quello di, se mi accorgo che la maggior parte dei miei clienti sono di origine di madrelingua germanofona, potrò dotarmi di personale che sia in grado di parlare di questa lingua.
o magari appunto in questo esempio vediamo che il terzo elemento sono persone di origine francese, magari il mio personale potrebbe anche conoscere la seconda lingua. Se mi occupo di ristorazione dovrò avere la cura di redigere un menu in lingua. Quindi il concetto è sempre quello, riuscire a fidelizzare, ad analizzare qual è la migliore combinazione che posso creare a posteriori analizzando i dati per ovviamente per migliorare il mio business. Questo è un po' il concetto di base. È un po' piccolo, me ne rendo conto, è un estratto della dashboard, quella che viene, quella che possiamo consultare via web. I dati sono tanti, sono numerosi. Tutto sommato la proposizione come è uguale ai vostri sistemi di gestione della posta, per cui sulla sinistra abbiamo un menu e poi sulla destra tutti i vari grafici con le varie interazioni. Poi non ci mettiamo a commentarli anche perché sono abbastanza piccoli, però per dare un'idea che la vastità dei grafici è abbastanza completa. Noi speriamo di non avervi annoiato, nel senso che abbiamo cercato di fare una presentazione abbastanza snella e dinamica, perché poi la parte interattiva è la più interessante. Sì. Beh, grazie. Io ho subito un paio di domande. Tanto per cominciare abbiamo capito che la privacy non esiste ed è il motivo per cui, se avessimo avuto ulteriore conferma, sappiamo bene qual è il modo per risolvere i casi, diciamo così, di criminalità, perché la SIM georeferenziata ormai, voglio dire, ci frega in qualsiasi contesto. Ma comunque, autorità giudiziaria naturalmente, premesso. Voi avete parlato oggi solamente di SIM umane. Invece a me interessava anche l'aspetto IoT, cioè siccome Vodafone è stato il primo telco provider già dal 2009, Marco Canesi, che sicuramente conoscete bene, forse è stato uno dei primi a raccontare la possibilità enorme di portare le SIM sul campo, tant'è vero che poi avete comprato anche quella società varese che adesso si chiama Automotive, ma in realtà fa molto di più, perché secondo me quello che può interessare anche tanto a noi, al di là naturalmente di tutto quello che si può fare a livello, voglio dire, di SIM portate da un utente umano, è il mondo dell'IoT che si apre veramente a ventaglio su tutta una serie di, diciamo così, di settori estremamente interessanti, di analytics, machine learning, intelligenza artificiale. Voi vi occupate anche di questo aspetto qua, oppure solamente, diciamo così, del settore? Avete demandato a Vodafone Automotive questo tipo di ruolo o lo fate anche voi? No, grazie dell'intervento, non era concordato con questa premessa, perché giuro, assolutamente io vengo da Telecom, quindi erano due argomenti in cui eravamo un po' in lotta, se parlare oggi di parlare di IoT o parlare di Analytics, ok? Abbiamo scelto Analytics perché è un po' più diverso dal solito come argomento, ma ben venga, possiamo eventualmente parlare esplicitamente di IoT. IoT no, è un mondo che noi non abbiamo soltanto in Vodafone Automotive per il discorso IoT, ma l'IoT per noi è un settore di assoluto interesse, di assoluta crescita. Abbiamo soluzioni che partono dal contatore, passatemi il termine, da mettere all'interno di una macchina, che quindi può rilevare i contatti elettrici o piuttosto che direttamente un cavo LAN, raccogliere dati statistici e trasferirli tramite una SIM. Ma anche dal punto di vista delle SIM possiamo dare coperture diversificate sui tipi di SIM, perché dico sinceramente, l'ho scoperto negli ultimi anni, non esiste solo la SIM classica che mettiamo nel telefono, ma per i dispositivi IoT esistono SIM che possono essere certificate per ambienti difficili, quali possono essere alte temperature, basse temperature, piuttosto che SIM che possono essere recate, cioè bloccate direttamente nel chipset di apparecchio. E quindi anche questo è una cosa che noi oggi abbiamo, diciamo, a catalogo, e abbiamo anche parti di dashboarding già definite che quindi agevolano l'acquisizione del dato e la visualizzazione del dato. Dalla nostra esperienza, quello che abbiamo visto per i clienti, esistono tre elementi difficili: fare in modo che gli apparecchi che producono o che rivendono, che comunque producano dei dati,
perché è questo comunque, cioè se è un motore a vapore, difficilmente, fatto nel 1800, difficilmente avrò dei dati statistici che mi produca, quindi devo mettere della tecnologia per poter avere questi dati, come trasferirli e soprattutto come renderli usufruibili all'essere umano, perché poi tanti hanno dei grandi database access con tanti numeri e non li guardano, perché torno all'esempio di prima del libro scritto in una lingua che non conosciamo, bellissimo, per bloccare il tavolo quando zoppica, no? Quindi da questo punto di vista qui abbiamo delle soluzioni per tutti questi frangenti, è ovvio che devono essere poi customizzate o comunque valutate sul singolo ambiente. Faccio un ulteriore discorso: chi produce dei dispositivi può essere interessato all'IoT in due ottiche: dare più servizio al cliente finale o passare da una vendita puramente di bene a una vendita di servizi. Perché avendo informazioni, potendo telecontrollare una soluzione, certo, a quel punto fidelizzo il cliente, nel senso di non ti preoccupare, abbiamo un esempio di un cliente che produce pompe idrauliche ed è passato a fare la vendita delle pompe idrauliche a vendere il servizio pompe idrauliche. Quindi compri la nostra pompa, noi te la monitoriamo, quando c'è un problema interveniamo noi in modo proattivo, possiamo fare già degli interventi piccoli, perché la pompa idraulica non è che la ripari da remoto, però piccoli magari interventi li possono fare da remoto, e soprattutto pronto intervento, perché noi abbiamo già l'allarmistica a monte, quindi tutti dei servizi che possono essere erogati. E qui apriamo veramente un universo, dalla videosorveglianza che può essere demandata a un ente centrale, piuttosto che produco videosorveglianza, metterla su un dentro, quando tu utente finale attivi il sistema avrai anche la tua dashboard e tutto quanto, ma non devi attaccare i cavi, quant'altro. Quindi voi erogate anche il servizio o mettete a disposizione la tecnologia perché qualcheduno lo gestisca? Quale servizio? Appunto, cioè al di là della vendita della SIM, io posso essere interessato non a comprarmi delle SIM, ma a monitorare appunto la mia manutenzione predittiva sulle mie pompe che sto vendendo. Questo tipo di servizio tipicamente può essere fatto o dall'azienda stessa che lo eroga, oppure demandato a dei centri servizi che sono specializzati proprio nell'erogare, perché l'OPEX ha tutta una sua serie di regole completamente diverse rispetto alla vendita tradizionale e quant'altro. Immagino che voi rendiate disponibile la tecnologia per gestire il servizio, ma non lo gestiate sostanzialmente. Allora, tendenzialmente noi mettiamo la tecnologia, la dashboard, tutte le infrastrutture per poter fare questo genere. La gestione del servizio dipende, se è un servizio di puro customer caring, quindi cioè informazione basica e per cui si possono individuare dei progetti ovviamente dedicati per andare a fornire questo servizio. Se il servizio diventa tecnologicamente avanzato, chiaro. Non possiamo, non, sì, non, sì, non ma abbiamo gli specialisti di tutte le troppo verticale, certamente sì. Mario Pasquero, ho estrazione direzione marketing, quindi complimenti, che è davvero molto interessante. E una informazione che volevo capire, l'associazione, questi sono tutti i dati del comportamento in mobilità di chi possiede una SIM naturalmente, l'associazione con i dati invece del comportamento sul web di queste persone, è possibile, è fattibile, nel senso che ho parlato di retail, ma ormai molti sono multichannel, no? Quindi diventa molto interessante sapere come questa persona si comporta anche poi sul web, su eventuali canali digitali. Allora, per motivi appunto legati alla privacy, che già non c'è tanta, però almeno pensiamo che qui sono dati aggregati da un punto di vista di mobilità e di funzionalità. Andare a monitorare quello che l'utente effettua nella navigazione, quindi su internet, dovrebbe entrare veramente nell'intimo di che cosa fa un utilizzatore della connessione dati. Quindi in questo momento non c'è la volontà di entrare a spiare questo tipo di dati, diciamo così, è proprio una questione di volontà, anche perché il GDPR in questo senso è molto restrittivo, ma anche perché proprio una questione etica, noi abbiamo una campagna etica in questo senso di non entrare in questo livello di dettaglio, quindi no, non si può fare. Quello che si può fare è esportando i nostri dati, avendo dati che provengono da altre sorgenti di comportamento, si può trovare un incrocio dei dati. Faccio un esempio che mi viene in mente, o non
tanto sul web, probabilmente un'altra cosa, prima pensavo a retail. Io ho il dato dello scontrinato, no? Quindi io so quanto ho venduto. Ho il dato del mio ingresso e la permanenza, paradossalmente potrei scoprire che la sera, che abbiamo visto prima nell'esempio, avevamo una durata di permanenza più bassa rispetto agli altri giorni, però uno scontrinato più alto, perché la gente arriva la sera, sa cosa vuole, entra, compra e va via, no? Quindi paradossalmente potrei capire che è più efficiente la sera, che mi sembrava invece un dato negativo, che un'altra cosa, correlando i dati. La stessa cosa si potrebbe fare anche sul web, cioè se io vedo che un comportamento degli stranieri, che è particolarmente, ipotizzo, dalla Germania vedo che ci sono tanti stranieri che si interessano al mio negozio, museo, quello che può essere, ma non ho una correlazione, che poi la maggioranza degli utenti che entrano nel mio negozio sono francesi, evidentemente devo fare qualcosa per aiutare i tedeschi a venire nel mio negozio. Oh, non c'è un viaggio, non c'è un volo low cost, scopro che c'è il volo low cost da Parigi, ma non c'è da Berlino, adesso sto facendo delle ipotesi, però in correlazioni esterne e empiriche, se vogliamo, non sul singolo utente. Una domanda, da quello che ho capito vi basate sui dati che arrivano registrati sulle vostre, sulle celle di Vodafone. Il problema è: qual è la percentuale di utenti collegato su Vodafone rispetto a quelli degli operatori? È sicuramente una percentuale significativa, ma dovrei unire i vostri con almeno altri due o tre altri operatori. Allora, per avere il 100% del campione, assolutamente. Noi abbiamo un terzo della popolazione. Diciamo che qualunque analisi statistica che viene fatta, tipicamente, pensiamo all'Auditel, non si basa su un campione così dettagliato, cioè avere un terzo della cittadinanza, stiamo già parlando di quasi la totalità. Cioè, se io penso le indagini fatte per la somministrazione di un farmaco, se andiamo a guardare i campioni sono 100 persone, 200 persone, sulla base degli effetti di 200-300 persone tutti noi usufruiamo poi di un farmaco. Quando vedo questi campionamenti sinceramente mi prende un po' male, no? Auditel usa lo 0,1% per dare informazioni alle varie diciamo, produttori televisivi su come indirizzare la pubblicità. Quindi un campione dello 0,1% rispetto al 30%, o anche gli stessi exit poll, alla fine si basano su qualche punto percentuale della popolazione, però danno dei risultati attendibili. Ovviamente alle spalle ci sono degli algoritmi che riescono a produrre il dato corretto. Come diceva Claudio, 30% è significativo. Sì, a livello statistico sicuramente sì. Vale tanto quanto dire mi aggancio a Google, che però a quel punto forse ne prende i dati in maniera superiore, perché si divide e aggancia forse anche i dati che si diceva prima anche del comportamento. Fatto tutta la premessa che, come abbiamo detto, l'anonimato ormai andato, no? Però a quel punto, se fosse il dettaglio, invece a quel punto poi potrebbe diventare importante e non tanto statistico, ma il dettaglio, infatti. Soprattutto se parliamo di IoT e di altre cose. Beh, sull'IoT diciamo che andiamo a interrogare i nostri strumenti, quindi certo, sicuramente abbiamo il dettaglio, lì la privacy non esiste, perché io vado a monitorare la mia etichettatrice industriale, voglio sapere esattamente il ciclo di lavorazione, quanti giri fa quell'ingranaggio, che so che a 9.000 giri si sta per rompere, quindi 8.500 mi arriva un alert. Quindi sull'IoT diciamo che la privacy non ha senso, perché vado a monitorare i miei strumenti, poi devo informare il cliente che li sto monitorando, ovviamente, certo, perché quando l'etichettatrice finisce nell'impianto di produzione di Coca-Cola, Coca-Cola non vuol far sapere quante etichette stiamo stampando, perché gli dà indicazione sulla produzione, però il concetto sì. Sì, in realtà quello che diceva lui forse conta è la distribuzione, nel senso che la distribuzione delle vostre SIM non è omogenea sulle fasce d'età. No. E voi immagino che abbiate un algoritmo che le media, cioè sicuramente se io voglio monitorare la fascia under 18, Iliad spopola per ovvi motivi di price e quant'altro. Molto under sì, ma su un po' più, quando no, mai fatto i dati in modo significativo, no, adesso quella è lenta, io no, no, lasci perdere l'esempio. Voglio dire, immagino che la vostra informazione sia mediata anche dalla distribuzione, diciamo sulla fascia d'età che voi avete. Cioè il dato viene riportato al 100% non su base
cioè moltiplicato per 3, assoluta, certo, certo. Ma in base alla singolarità del dato viene poi riportato con tutti gli algoritmi dedicati al 100%, perché il 30% vuol dire che, non lo so, sto dicendo i numeri a caso, che però a Genova in realtà siamo al 20, sto sparando, e a Torino siamo al 50, sto sparando sempre i numeri, no? Quindi deve essere tutto riportato poi alla realtà territoriale, al genere e quant'altro. Però questi sono degli algoritmi che hanno collaudato. Tutta questa macchina è stata certificata anche dal Politecnico di Milano, che ha certificato i numeri che vengono fuori su base 100 su campionamenti realistici, quindi ha fatto dei test reali, quindi è approssimato veramente al 100%. Sul discorso meglio Google o meglio Vodafone, in sintesi, sicuramente Google ha spia molto di più di noi i comportamenti degli utenti, diciamoci le cose come stanno, e quindi ha delle informazioni. Però sulla mobilità è tra virgolette schiavo dell'autorizzazione delle persone a vedere la posizione GPS, che personalmente io non è che do automaticamente questa parte, se il GPS è attivo o non attivo. Abbiamo ancora una grande quantità di utenti che non hanno smartphone, soprattutto la parte più anziana della popolazione, e quelli Google, per Google non esistono. Quindi noi abbiamo tutta una serie di dati che gli over the top non hanno, e infatti abbiamo fatto anche dei benchmark con loro. Alla fine su questo genere di dato siamo sicuramente molto più attendibili e molto più dettagliati. Poi ovvio, se invece uno vuole sapere quanti click uno ha fatto, cioè quante ricerche su Google uno ha fatto di quella pagina, ragazzi, quello è pane per i loro denti, bisogna ammettere in questo momento. Una curiosità, visto che tutti i social ormai richiedono per ragioni di sicurezza il numero di telefono, voi dovreste avere un'associazione tra social e SIM, o no? Diciamo che in realtà l'associazione noi non ce l'abbiamo, perché l'autenticazione viene fatta sul social, quindi io utente metto sul social network il mio numero di telefono, sì. Ma il social network non dice a me operatore. Certo. Io ho fatto l'utente e anche l'operatore. All'operatore, guarda che il tuo cliente X mi ha dato il tuo numero di telefono. Quindi in realtà non abbiamo questa associazione. Nemmeno come accesso. Potremmo averlo come tipologia di accesso, però lì andremo a monitorare il comportamento, esatto, sul canale trasmissivo, sui dati che fa il nostro utente. Noi, volendo ragionare in termini di SIM, quindi non di utilizzo della SIM ma non del traffico effettuato, non è che non riusciamo, non vogliamo andare a vedere questo livello di granularità. Poi tecnicamente è tutto fattibile, certo. Però no, ma è evidente. Ancora una domanda sull'IoT, se posso. Come avete visto, diciamo, l'importanza del dato, diciamo, non è più solamente relativa ai dati sensibili per definizione, quindi finanza, sanità, difesa nazionale, chiaramente energia, ma per esempio sempre di più si sposta anche nell'ambito delle aziende, sulla progettazione, su qualcosa di estremamente, come posso dire, strategico per le aziende stesse. Notizia di ieri, ma l'Agit si è già comportata da tempo in questo senso, la Germania ha rivendicato la sovranità del dato, cioè per tutte quelle che sono, secondo lei, i dati strategici nazionali. Voi da questo punto di vista qui come siete organizzati? Se io fossi un utente e vi dico: io voglio che il mio dato sia confinato nel perimetro nazionale perché le normative dell'Italia sul, certo, la sicurezza e quant'altro sono molto più severe che in altri paesi, voi mi garantite la certezza di questo perimetro oppure no? Sinceramente, cioè, a livello di cloud, cioè di dato portato poi in cloud e gestito naturalmente a livello centralizzato. Vediamo, do una risposta che spero che rappresenti la comprensione della domanda, se no la rimoduliamo. Certo. Allora, da quanto riguarda il mondo IoT, quando noi andiamo a campionare un dato, naturalmente se il dispositivo sta a Timbuktu, la sorgente del dato è Timbuktu, nel senso, quello va da sé. Una volta che noi campioniamo il dato e lo inseriamo dentro il dashboard che noi forniamo, le dashboard sono tutte installate su data center in Italia. Noi, questo poi apro una piccola parentesi, noi abbiamo comprato una sala di un data center a Ponte San Pietro, Bergamo, che è un tier 4, che è quindi massimo livello di sicurezza e quant'altro, e tutti i dati vengono lavorati in Italia. Quindi da quel punto di vista il dato prelevato, dove sta la sonda, il dispositivo IoT, viene lavorato in Italia.
viene prodotta la dashboard, viene dato il risultato finale, magari un export CSV, ma nel momento in cui c'è il CSV entra nel confine dell'azienda, a quel punto poi l'azienda, io garantisco che la lavorazione del dato viene fatta in Italia, poi, da lì in avanti giustamente, cioè, e lì poi entra l'utilizzatore finale, no? In realtà poi c'è un passo oltre il data center, che è il cloud, dove io ho una virtualizzazione, diciamo così, comunque della mia distribuzione, con concetti di disaster recovery, come lei può immaginare, quant'altro, quindi garantisco che non sia solamente quel data center che magari è soggetto di fulmine o quant'altro, ma lo metto in cloud. Nel momento in cui lo metto in cloud, devo garantire all'utente che quel cloud lì sia perimetrato. I nostri cloud sono in Italia. I due data center Vodafone principali sono in Italia. Hanno la distanza classica delle pubbliche, 50,2 km, cioè la distanza minima per il DR, ma non troppo distante per la latenza. Bravissimo. Sono entrambi in Italia, per cui è uno dei vantaggi, tant'è vero che tutto il mondo finance, tutto il mondo della sanità è interessato al cloud working. Perché? Perché il dato in Italia, ci sono ancora delle normative che prima o poi verranno superate, che obbligano la residenza dei dati certe aziende in Italia, poi alcuni li rispettano, altre no. Verranno superate, nel senso che verranno irrigidite da quel punto di vista lì. Sì, verranno non allargatevi, ci auguriamo, perché la normativa europea che comunque prevede che i dati siano roba, tant'è vero che Microsoft era da sempre ad Amsterdam e a Dublino, Vodafone li ha, non ha solo in Italia, però li ha dislocati nelle varie nazioni, anche per dare questo vantaggio in più. Quindi sì, i dati, tutto il cloud Vodafone è in Italia. Sono andato a svegliare. No, va bene. Adesso siamo rimasti nei tempi, no? Sì. Eccellente. Quest'ultimo tema, noi siamo affezionati come il latte. I dati italiani. Qualche interesse in questo senso. Va bene, mi sembra che sia stato molto interessante. Grazie anche di aver concluso in questa maniera i nostri incontri. Forse non l'ho detto, siamo con oggi arrivati a 108 venerdì che dedichiamo a temi sulla tecnologia. Questo anno abbiamo passato il 100° e quindi continueremo così. E speriamo che insomma anche il flusso e l'interesse sia reciproco, nel senso che tutte le 108 persone che sono passate di qua, queste sono persone che continuano. Penso che sia interessante per tutti quanti avere un momento, almeno una volta a settimana, di scambio di conoscenza personale, aprono delle possibilità di fare molte cose successivamente. E quindi grazie. Grazie a voi. A tutti quelli che sono qua. Ribadisco che oggi è l'ultimo Coffee Tech prima della pausa estiva. Ci ripresenteremo a settembre, dal 13 di settembre. Però alla ripresa con i nostri sistemi di comunicazione vi tracceremo assolutamente tutti dove andrete di qui al 13 settembre a gruppi di tre gruppi di tre scusa, compresi i remoti che ci guardano dagli Stati Uniti e da Silicon Valley. L'ultima comunicazione con cui vi lascio: noi abbiamo una sofisticatissima elaborazione di big data relativi al tempo meteorologico che c'è in Liguria. Fantastico. Confinati ad oggi soltanto per quanto riguarda la Liguria. Peraltro, è una scelta, come dire, aziendale questa, nel senso che in realtà abbiamo dati che arriverebbero il 13 settembre, di assoluta. E arriverebbero anche a Busalla, volendo. Ricordo che quindi noi ci fermiamo qua, ma il 26 di luglio c'è la prima giornata del Festival dello Spazio a Busalla, di cui Franco Malerba, che è stato qua qualche tempo fa, ci ha dato informazioni e così via. Il 26 è una giornata interessante anche dal punto di vista delle imprese, in particolare nel pomeriggio ci sono due o tre panel, di cui uno di cui mi occupo io, sulla Space Economy. Ci sono alcune aziende genovesi interessate al tema che ne verranno a parlare. Mi sembra un tema interessante, quindi fuori sacco. Anzi, Franco Malerba ha detto, lo dico qua,
che aveva lanciato l'idea di fare un cofid che partisse col pullman per andare a Busano. C'è gente che farà da mangiare a mezzogiorno, grandi sono per fare. Gli scriverò che non riusciamo a organizzarlo, però in termini informali, se ci vedremo là, può essere interessante. Invece, dal punto di vista della meteorologia, mi autolimito al fatto di poter dire che il tempo in questa fase è un po' più gradevole rispetto agli ultimi settimane. C'è una modesta, mai esistente, influsso, insomma, vagamente perturbato da nord-ovest, per cui c'è un po' più di movimento di aria in Liguria, un po' meno di umidità, e nel sabato e domenica che ci aspetta il tempo sarà buono, un po' più ventilato, un po' meno umido, possibilità di temporali più sull'Appennino, più sulla parte dell'Appennino Tiguglio e orientale, però tempo buono per tutti quanti, quindi quello che avete da fare fate. Io continuo a sconsigliarvi di andare al mare, ma questa è una questione fate un po' come volete, passate dalla bene, ci vediamo il 13 di settembre, non ricordo con chi, con Ansaldo, il 13 settembre iniziamo alla grande con Luca Emanuele, che ci verrà a parlare non di Ansaldo Energia, ma di cluster fabbrica intelligente, perché lui nel frattempo il chief digital office di Ansaldo Energia è diventato presidente del cluster fabbrica intelligente, ci verrà a parlare di lui. Grazie, buonasera. Passi bank. Subito.